Davide Stajano, possiamo dire che 5 anni di permanenza del Formia nel professionismo, nell'ex Serie C2, abbia coinciso nel periodo in cui probabilmente socialmente e anche antropologicamente questa città è stata per l'ultima volta unita. Ma penso di sì, credo di sì anche perché il calcio come lo sport unisce e quindi è stato forse uno dei momenti migliori da un punto di vista non solo sportivo, ma anche da un punto di vista sociale per di aggregazioni di collettività. Non era la prima volta che il Formia andava in Serie C, il Formia era stato in Serie C anche anni prima, alla fine degli anni 80, con il famoso Formia dei Miracoli, però poi quando è tornato in Serie C nei 5 anni 90-95, penso che abbia scritto una parte davvero importante, non solo sportiva, ma anche sociale, per la città, per i tifosi e per la squadra. È stato un quinquennio di grandi cambiamenti di natura politica, di natura culturale, di natura sociale, con la squadra della città che appunto tornava, come dicevi correttamente tu, nel professionismo. Sì, va al professionismo, quindi ti affacci a livello nazionale, sei una squadra che va anche in schedina, che va nel Totocalcio, va nel Totogol, va nelle trasmissioni più importanti, quindi diciamo, Formia è ritornata a ricevere una parte importante a livello sportivo, quello che forse era stato qualche anno prima anche quella della Fabiani Formia, che nella pallacanestro aveva raggiunto anche la Serie A femminile, poi si era un po' tutto un po' perso, poi questi 5 anni hanno riportato il nome di Formia alla gloria sportiva, con tutti poi tutto quello che puoi essere di traino anche per il turismo e per tante altre cose. Non nascondiamo che quando il Formia affrontava formazioni di spessore, spesso la città di Formia era visitata da centinaia e centinaia di spettatori, quindi anche un introito, un indotto anche per il turismo e per il commercio. Cosa ti ha spinto a scrivere questo volume, che non è il primo che tu fai appunto su alcuni asset del mondo calcistico del Comprensorio, è scritto del Formia, è scritto della Nuova Itri. Ecco, cosa ti ha spinto a scrivere questo volume che penso abbia una genesi, cioè quella del 13 di maggio dello spareggio di Frosinone contro il Cinzia? Assolutamente sì. Guardi, è una cosa molto, molto semplice. È stato probabilmente il ritrovare, ho ritrovato a casa, pensate per le perse, una serie di informazioni, di foto di quel preciso periodo. Poi quel periodo è coinciso con la nascita a forma di un giornale che era Golfo Sport, un giornale che io ho curato per tanti anni. Quindi queste foto che noi avevamo sono finite in un cassetto, le abbiamo ritrovate. E ci è piaciuto metterle un po' insieme, ricostruire un po' la storia di quei 5 anni, pubblicarlo e diciamo, fare in modo che tutti quanti potessero usufruire di quei ricordi che sono rimasti vivi nella nostra mente, di tutti i tifosi, tutti i simpatizzanti. Il tuo lavoro penso che sia stato facilitato anche da un aspetto che pochi sanno, ma che diversi altri invece lo sanno, che comunque tu di quella squadra, anche se a livello giovanile, sei stato un tesserato. Io sono stato in Formia sì, per tanti anni, ho fatto tutta la gavetta nel settore giovanile, qualche apparizione anche in prima squadra. Abbiamo anche vinto un titolo regionale noi come juniore, salenati da Franco Guadagni. Quindi poi abbiamo seguito un po' le gesta della squadra. Molti miei compagni poi hanno anche fatto parte della squadra di Serie D che vinse il campionato 89-90 agli ordini di Sibilia. Quindi siamo stati un po' parte integrante di questa società. Qualche aneddoto di questi 5 anni in Serie C2, qual è? No, Quale puoi, che hai sintetizzato nel libro? aneddoti pochi, è stato più che altro un racconto di tutto quello che è successo in quei 5 anni, proprio un racconto fatto di formazioni, di statistiche, di gol, di presenze. Abbiamo cercato di riportare tutto ciò che era reale, che era vivo, senza dare adito a chiacchiericci vari o a frasi che potevano avere ecco, delle distorsioni, delle storture, solo proprio un racconto di 5 anni, del 91-95. Torniamo a Bisceglie, perché lì si è purtroppo consumata una delle pagine più amare del calcio formiano dall'inizio della sua storia, nel 1905. Il Formia che perse il professionismo, perse quel play-out contro la formazione pugliese. Quella fu una cosa abbastanza dura da digerire, che non solo perdemmo la Serie C2 e poi finimmo in Serie D, ma poi l'anno dopo il Formia sparì, la mitica stessa Formia poi non portò dietro tutta una serie di problematiche, non gli diedero più la forza poi di ricominciare, tant'è vero che poi dovette venire Mocellin,
nel 93-98 a riportare il titolo a Formia. Quello fu veramente forse l'inizio della fine, la sconfitta di Bisceglie. Tu che ricordi hai sul piano personale sia dei tesserati, dei giocatori che hanno, appunto, hanno indossato in quei 5 anni la maglia bianca-azzurra, anche di alcuni dirigenti? In questo momento il mio pensiero va ad un dirigente che ha dato tanto anche a titolo personale per questa causa, che è il compianto Antonio Fragasso. Ma come dirigente ci sono stati tanti che si sono spesi per la causa del Formia, però di Antonio Fragasso non c'è più, ma poi parlo anche di Aroldo Tommasini che è stato presidente per alcuni anni del Formia in Serie C che adesso non c'è più, però tante persone, fare nomi è un po' riduttivo perché sicuramente potremmo dimenticarci qualcuno. A livello anche di allenatore abbiamo avuto Giancarlo Sibili che ha portato tanto a Formia sia come a livello calcistico, ma anche a livello umano, e poi tanti tanti giocatori. Quando fai la Serie C, vuol dire che hai giocatori che hanno anche fatto categorie superiori. Non ci dimentichiamo che il primo anno venne Magno Cavallo, che portava dietro un curriculum di tutto rispetto tra Atalanta, la Lazio, tra la Serie A e la Serie B, o altri giocatori come Di Trapani, che pure ha giocato in Serie B. Sono passati tanti giocatori, hanno lasciato tanti bei ricordi. La cosa piacevole è che tutti quanti, che sono stati interpellati e chiamati, o quando a volte li leggiamo sui social, hanno un ottimo ricordo della loro permanenza a Formia, sia come Formia che come Formiani. Tu pensi che ci sia bisogno di questo libro, non per alimentare operazioni di nostalgia, come tu peraltro hai sottolineato nella tua prefazione, ma soprattutto per dimostrare come il calcio sia ancora, nonostante tutto, un elemento applicativo? Secondo me assolutamente sì, perché penso che poi un'altra cosa, il titolo del volume racconta un po' tutto, la passione, quella è la passione che a Formia c'è sempre, ci sarà sempre, per i colori biancazzurri, per il Formia, è una cosa che lega indissolubilmente il formiano alla squadra di calcio della propria città. Non pensi, e ora parliamo di noi in prima persona plurale, anche se tu nella vita fai altro, che questo, diciamo, questa parentesi, questo lustro sia stato anche uno spartiacque per la vecchia, non ce ne vogliano, diciamo, esperienza pubblicistica e giornalistica, e una nuova in cui siamo modestamente nati noi, grazie appunto a questa esperienza? Eh sì, alla fine parli di una squadra che fa il professionismo, di conseguenza tutto diventa professionistico, anche la parte giornalistica diventa professionistica, hai a che fare con emittenti nazionali, con colleghi che comunque curano la casa stampata a livello nazionale, devi fare un salto di qualità, lo fa la società, ma lo fa anche tutti quelli che stanno intorno alla società, dal dirigente anche al giornalista, a chi accompagna con le notizie le gesta della squadra. Che partivamo con le nostre tasche il sabato in aereo o la mattina presto con Sì, le nostre era un macchine. giornalismo diverso, con pezzo di carta e penna alla mano, con la radio per trasmettere qualche notizia, con il telefono ancora con il filo per poter Con raccontare la mitica qualche rullina. partita, con la mitica rullina. Adesso è tutto diverso. Siamo cresciuti anche noi con il Formia. Una considerazione, può tornare quella epopea, anche se tutto cambiato socialmente, economicamente, politicamente? È tutto cambiato, è difficile che negli ultimi anni il Formia anche ha attraversato momenti difficili a livello societario, anche a livello di squadra, anche quest'anno abbiamo avuto non pochi problemi per una società che si è creata da pochi giorni. La speranza c'è da parte dei tifosi, c'è sicuramente la speranza, la voglia di rivedere il Formia in auge. Si pensava che con forse la gestione Anelli si poteva tornare, ecco, a rivestire un ruolo importante in regione o anche a livello nazionale. Non è stato così. Vediamo se la nuova cordata riuscirà a dare nuova linfa alla voglia dei formiani, della squadra formiana di affacciarsi al calcio professionistico. Se questo libro facesse parte di qualche biblioteca, di qualche scuola, sarebbe cosa buona e giusta. Assolutamente, noi vogliamo diffondere la cultura sportiva anche attraverso lì, perché alla fine lo sport è anche cultura, quindi è giusto che. Davide, qual è stato secondo me il momento più bello, anche sotto l'aspetto sportivo, tecnico, ma anche, diciamo, sociale di questi 5 anni? Secondo me, un momento, una partita, un incontro? Forse torno indietro, torno a Frosinone, forse là è nato tutto. Lo spareggio del 13 maggio Formia Cinzia, forse è stato forse là
che ha dato Forse anche la quella domenica il continuità. Formia ha vinto due volte lo stesso campionato. Assolutamente sì, assolutamente sì.